quella bassa, perché quando arrivo da 12 anni, la prima volta che io sono salita con la fisarmonica in Agordino è stato 12 anni fa. E dopo 12 anni ancora mi dicono, quando mi vedono arrivare quassù, Tosa, com'è la ladone la bassa? E dico, ve lo ricordate? Sì che sono dea bassa. Un giorno uno dice a un altro, dice, dove che sta la Francesca? Non tu vede neanche le montagne. Quindi proprio giù, Treviso, dove che sei tutto piano. Allora, vi dico solo due cose. Intanto, quando Donatella e Claudio mi hanno parlato di questa esperienza, di questa voglia di dire, documentiamo, è un po' mi ha incuriosito molto il fatto che ci fosse ancora qualcosa da raccontare. E un po' un titolo di un giornale i giorni scorsi diceva: due turisti raccontano i balli dell'Agordino. Due turisti dopo 20 anni e sei ancora della bassa, no? E, cioè, proprio. E sì che sei veneto, siamo mia tanto distanti, cioè meno di un'ora e mezza siamo qua. Allora, perché? Perché noi turisti, che veniamo qua su anche una volta alla settimana, vediamo delle cose che voi date per scontate. Un po' come quando i vecchi non raccontano le cose perché tanto se sanno che era così. Sì, ma i ragazzini che crescono adesso non sanno che era così. Non si sa, non si conosce, e quindi è questo il nostro ruolo, è quello di tramandare, di raccontare, di dire, senza dare per scontato che gli altri sappiano, senza dare per scontato che tanto ze l'ha, sì, ze l'ha per quanto ze l'ha. E quindi il fatto di raccogliere e di mettere su un libro fa sì che noi troviamo poi le cose che cerchiamo. È un impegno che dobbiamo prenderci tutti, cioè se vogliamo che la nostra identità continui, che i nostri ragazzi in questo momento, pensate, la provincia di Belluno, allora l'Agordino ha la stessa densità di popolazione della Norvegia, 19.000 abitanti su 700 km quadrati, il mio paese ne fa 17.000 su 22 km quadrati, ogni volta che torno a valle dico semo massa e dico, in questo momento la provincia di Belluno ha il tasso di emigrazione più alto che nel 1951. Cioè, se noi facciamo partire questi ragazzi e li lasciamo partire, li dobbiamo lasciare partire con qualcosa in tasca, la loro identità, la loro voglia delle montagne, la loro voglia della loro musica, dei loro suoni, della loro parlata. Allora hanno un posto dove ritornare. Se noi li lasciamo partire così, come abbiamo lasciato partire centinaia di anni di piedi. Allora, a Treviso, la sede della provincia di Treviso, dell'istituzione provincia di Treviso, è nell'ex ospedale psichiatrico. Fuori hanno attaccato un cartello che attraversa tutta la strada e scrive Sant'Artemio, che è il nome di quel posto, dell'ospedale psichiatrico, la casa dei trevigiani. Quindi voi ogni volta che vi viene voglia di cantare pensate di essere dei trevigiani che sono autorizzati a cantare, perché tanto matti, costri son che attraversa la strada, vedi l'altri. Ecco, quindi cantate, e adesso vi faccio cantare. Metterò la seconda strofa di questa canzone perché ha delle parole per me impronunciabili. Prima dico a Gabriele, prova a vedere se metto gli accenti giusti. Ogni due parole ho chiusa. No, qua a esverta. No, attenta che l'accento sei qua. Che fa? Ascolta, seconda strofa se è meglio che non passa, perché non ha trevisani con parlata molto liquida, non mi viene fuori bene. Voi dove siete? Temenare su in luna, sotto al pensiero dell'agnello.
c'è una persona, un uomo, che sta cercando di convincere un altro uomo a portarsi a casa una donna. Perché? Perché montata su a tocchetti è abbastanza inguardabile, no? E quindi dovete essere convincenti. Prova a dire cosa chi gada dire. Convince, c'ho i telati. C'ho i telati che mino la voi. Ma la coppa, la sprega e le fuori. Allora, fin quando che arriva così, e dopo cosa ne dice? Se te la vuoi, mi te la dai. Te la dai io tut, anche alle sbaie. E dopo... Ciaccola qua. Jesu che linga, Jesu che linga. Ciaccola qua, ciaccola là. Jesu che linga, che basta a metà. Ecco, quindi adesso cominciamo a montare su sta persona e provare a venderli a quello che avevi in fianco. Mia mamma è di Rimini a Longo, di Col di Lana, di Davedino. Allora, la prima che faccio sentire è una che suonava mio papà, no? Che suonava... Poi la prossima che faccio è una paese, no? La paese.